Una delle malattie del postparto che può colpire la vacca in lattazione, appunto nei primi giorni dopo il parto, è la chetosi o acetonemia. Che malattia è? È una malattia legata alla mobilizzazione dei grassi corporei, in quanto le bovine, dopo il parto, hanno la montata lattea e l'aumento della produzione del latte va a depauperare le riserve corporee, riserve energetiche conservate come forma di glicogeno e di grassi corporei. Per cui queste bovine possono avere un aumento nel sangue dei cosiddetti corpi chetonici. I corpi chetonici più importanti sono il beta-idrossibutirrato e l'acetone. Come si può identificare se la bovina è in chetosi o acetonemia? Beh, di solito la chetosi o acetonemia determina una depressione del sensore della vacca, un calo produttivo, un calo dell'appetito e nel caso di questo sospetto, che è una forma clinica, lo si può confermare con l'utilizzo di uno di questi misuratori. Seguite tutto il filmato fino in fondo e vi farò vedere come utilizzarlo e quali dati dà. Esistono delle altre forme di chetosi però di tipo subclinico, ovvero non visibili, ad esempio questa bovina è una bovina fresca, potrebbe avere una chetosi e noi potremmo non saperlo. Per farlo dobbiamo misurare sul sangue, sul latte, sulle urine la chetosi, ovvero il contenuto di beta-idrossibutirrato o nel sangue e andare a vedere appunto a che livelli è. Esistono dei livelli oltre i quali si parla di chetosi subclinica. Seguite il video e vi farò vedere la misurazione in pratica, in pochi minuti, in pochi secondi. Per valutare lo stato di eventuali chetose o acetonemia nella bovina da latte, sono disponibili diversi test rapidi di campo e qui ne vediamo alcuni che servono a misurare il beta-idrossibutirrato su un campione di sangue di una vacca. Perché vi faccio vedere questi tre test? Perché è possibile che per una questione di calibrazione non diano tutti lo stesso risultato. Queste macchine, il Glucomen X Plus, l'Optune Exceed e il VU Express, hanno la possibilità di misurare sia la chetosi, corpi chetonici, sia la glicemia. E quindi mi interessa proprio farvi vedere queste tre prove. Iniziamo col Glucomen X Plus. Innanzitutto questi macchinini devono essere tenuti al caldo durante la stagione invernale, hanno una finestra all'interno della quale si mette la striscetta e la macchina si accende automaticamente e vi segnala di prendere la goccia. Il campione di sangue deve essere o prelevato direttamente con la siringa dalla vena della vacca o prelevato in una provetta con anticoagulante come questa e deve essere inserito in una piccola goccia in modo tale che vada a essere aspirato in automatico dalla macchina. Si attendono 10 secondi e ci verrà dato il risultato per quanto riguarda il beta-idrossibutirrato. Questa vacca misura 0,9, cioè molto vicina al limite. Misuriamo anche la glicemia di questa bovina per avere appunto un'idea del valore glicemico. Stessa manovra, si mette una goccia di sangue, viene aspirata, in questo caso in 5 secondi avremo il risultato. 87 di glicemia. Ora facciamo la prova con l'Express. Anche in questo caso la macchina ha due tipi di strisce, misureremo prima la chetosi, si inserisce appunto la striscia, si aggiunge il sangue, potrebbe esserci un risultato diverso, adesso valutiamo, il campione di sangue è lo stesso, 1.0, quindi vedete che la differenza è trascurabile. Per quanto riguarda la glicemia, stessa prova, si fa tranquillamente dietro la vacca, in 6 secondi avremo il risultato dell'Express. In questo caso ha dato errore. Mi raccomando, tenete più strisce perché gli errori sono codificati dal, diciamo, manuale in funzione appunto dell'errore, dovete rimediare. A volte il macchinino dà errore soltanto perché è freddo, per cui consiglio di tenerlo al caldo per qualche minuto prima dell'utilizzo. Riproviamo.
a vedere se misura. ...65 di glicemia. Vedete che sulla glicemia c'è un dato sensibilmente diverso tra le due macchine. Era il motivo per cui volevo farvi vedere questo filmato. Adesso magari lo facciamo in un secondo momento, quello con l'Option Exceed. La cosa importante è aver capito come non dobbiamo prendere questi numeri come esattezza, in quanto se ripetiamo la prova potrebbe esserci una piccola variazione. L'importante è avere un'idea di quello che è lo stato metabolico della bovina, in quanto il cutoff di 1.1 è il limite per differenziare bovine al di sopra di un certo livello di beta-idrossibutirrato e bovine al di sotto di un certo livello di beta-idrossibutirrato. Possiamo fare anche delle prove sul latte e sulle urine, che eventualmente vi faccio vedere in un altro filmato. Per il momento accontentatevi di questa piccola prova. Comprate il macchinetto, il costo indicativo delle strisce per la chetosi è di circa 2 euro, possono essere trovate dalle farmacie, in quanto questi macchinari sono utilizzati in medicina veterinaria ma sono di derivazione umana. Questo della Menarini, questo della Abbott e quello è di un'altra ditta ancora. Mi raccomando, scegliete una macchina di cui avete a disposizione l'acquisto delle ricariche delle strisce, proprio perché non vi dovete trovare con un misuratore che non ha più a disposizione le striscette.